stai dicendo? Cosa stai dicendo? Tutto quello che hai scritto tu là sopra, non una parola di più. Non avrei mai pensato che una notizia del genere, temuta tutta la vita, potesse lasciarmi del tutto inerte. Questa proprio non mi vuole scendere. Ma come il medico gli dice una cosa simile e lui non batte ciglio. Ma grazie, tu non solo non hai battuto ciglio, ma in cuor tu hai pensato, e questo è un affare. Sai che libro ci cacciò fuori, infame? Ti sei venduto la cosa più sacra della vita di un uomo. La smetti di parlare a voto, lasci parlare me, sì o no? Ma io lo dovevo sapere che se tornavi una ragione c'era, altro che amore filiale, solo che io la tiro per le lunghe. Allora lui pensa, già non è un argomento tanto allegro, se sto libro su per le 1000 pagine, chi se lo compra? Allora gli viene l'idea geniale di buttare tutte le medicine, così la storia finisce prima e il libro resta contenuto nelle 500 pagine. Oh, adesso stai zitta e lasci parlare me. Allora, tu hai letto i miei appunti e lo so, ti potrà sembrare strano, ma io l'ho fatto nel tuo interesse. Allora, nei viaggi non è buona norma tenere un libro di bordo. Ecco, questo consideralo come un viaggio in cui qualcuno doveva pure annotarsi tutti i particolari per tirare le somme di tanto in tanto, per tracciare la rotta giusta. Bugie, non sapevi più che venderti a quelli là! E va bene, se la vuoi mettere così, ti ho venduto! Ti ho venduto! Io ho venduto la tua malattia! Con una maggiorazione se gli racconto anche la morte. Non mi vorrai fare perdere la maggiorazione. Guarda che se non ci pensi tu, ci penso da me! Ah, minacci tua madre, Leonardo! Ma dai, ma non lo vedi che sto scherzando? Tu piuttosto non mi hai ancora detto come e quando hai spiato tra i miei appunti. Ma io mi stanno libri nuovi da leggere non ne tenevo e così ho preso il tuo. Poi ho anche pensato, ma perché gli altri devono leggere prima di me che sono la mamma? Magari la volta buona che chissà come esce un capolavoro. Ecco qua come sono arrivata alla lettura del capolavoro. E va bene, se lo spregevole sono una merda. No, non ti dicono le parolacce, tuo padre non le diceva mai. E io le dico, sono una merda, ci hai azzeccato in piedi. Mi sono venduto la tua morte per un libro verità. Oh! Finalmente! Ma almeno l'hai venduto bene e ti sei fatto fare scena. No, ma fammi parlare, ti prego, fammi parlare. Avanti, parla. Io non sto bene, io non sto niente bene. E sei venuto a curare a me, l'ospedale che fa bene di curare. Non sto bene perché a una certa età la salute è anche il risultato. La somma, la sottrazione di tutte le cose che ci sono andate bene o male, e a me sono più quelle che mi sono andate male. Il lavoro, i sentimenti. E adesso è colpa mia se tu ti sei andata a sposare la persona sbagliata. Non ti lasci sfuggire una sola occasione. Certamente, io mi devo pure difendere quando tu e tua sorella Lisa mi accusate dei vostri errori. Ma che ti sta accusando? Che ti sta accusando? Ti sto parlando dei miei guai. Sei tu. Sei tu che ogni volta che si tocca questo tasto sotto senti il bisogno di scusarti. La donna sbagliata. Che poi a darti ascolto nessuna sarebbe stata quella giusta. Non ti sposavi, ti dovevi sposare per forza. Io mi sono sposata solo perché ho trovato la persona giusta, se no non mi sposavo. E io che la persona giusta non l'ho trovata, che dovevo fare? Restare scapola e goderti la vita. Va bene. Io il discorso sulle tue colpe non lo volevo fare, lo volevo assolutamente evitare, ma ci stai costringendo tu. Va bene. E allora, dimmi serenamente. Nell'età in cui potevi, in cui dovevi, tu pensi di avere fatto tutto quanto occorreva per avviarmi verso quello che tu consideri godersi la vita? Ma perché dove ho sbagliato? Me lo chiedi? Ma se tu hai dedicato tutto il tuo ruolo di madre, tutta la tua esistenza a una sorta di crociata contro il sesso... No, non ti nasconderai dietro le parole! Allora, chi è che mi accompagnava fino alla porta per le scale, addirittura quando ero giovane la sera me ne uscivo? Chi mi afferrava per il bavero e mi diceva non andare con le donne, non andare con le donne. Guardate questo che si fa ricordare. Mi hai sempre dipinto le donne come dei mostri, come tante belle rintanate nel folto, nel buio della loro sessualità infida. Non andare con le donne, si può addirittura diventare ciechi. Miope sei diventato però. Certo, perché un uomo che va con le donne un prezzo comunque lo deve pagare. Diverso da prima... deve comunque diventare. È un uomo che va con gli uomini che diventa. Chi è uomo?